Amici di Why Dante, salute a voi, ben ritrovati a questa rubrica tutorial. Oggi affronteremo un argomento assai interessante che riguarda, appunto, come avete letto dal titolo, stima delle distanze e trabocchetti ottici a caccia. Allora, innanzitutto vi devo fare un piccolo preambolo, una piccola premessa che riguarda un po' l'andare a caccia di oggi rispetto a quello che era ieri. Oggi noi come cacciatori siamo molto fortunati perché possiamo sfruttare l'ausilio di sistemi elettronici, ottici, digitali, termici e quindi altamente tecnologici che una volta non esistevano. Quindi i cacciatori di oggi nel loro modo di andare a caccia sono molto facilitati, in particolar modo per questioni di acquisizione del bersaglio, quindi con i cannocchiali, siano essi tradizionali che digitali, che termici, eccetera, ma soprattutto dispongono di uno degli strumenti, diciamo, direi fondamentali, che è il telemetro, cioè quello strumento che ci permette di sapere esattamente a che distanza si trova l'animale. Io quando ho iniziato ad andare a caccia, ormai 46 anni fa in Africa, ho iniziato con una carabina che aveva solo le mire metalliche, perché al tempo i cannocchiali ce li avevano pochissime persone. Quindi usavamo appunto delle mire metalliche che fondamentalmente erano formate nei calibri diciamo grossi e pesanti da una semplice foglietta, quindi tacca di mira, e da un mirino. Generalmente il mirino era intercambiabile perché se si cambiava la munizione si poteva cambiare il punto di impatto dell'azzeramento. E la tacca di mira era spostabile destra a sinistra in modo da correggere la derivazione. Alcuni altri calibri, alcune altre carabine in certi calibri più veloci e radenti, invece avevano una serie di fogliette, generalmente una seconda foglietta, una era praticamente fissa, che era quella dell'azzeramento a 100 metri, e poi ne esisteva un'altra ribaltabile, che c'era scritto 200 metri, ma che in effetti era 50-200 metri. Quindi l'arma, quando usciva dalla fabbrica, veniva azzerata in fabbrica con una certa munizione che veniva data poi detta al cliente nella dotazione. Di solito le armi si vendevano con una valigetta e all'interno c'era la rosata con il tipo di munizione impiegata. E lì c'era l'azzeramento, appunto, con le fogliette 150-200. In questo modo si poteva avere un certo tipo di agio a caccia. Anche il binocolo era un problema, perché non tante persone, non tanti cacciatori sparsi per il mondo si potevano permettere il binocolo, erano molto costosi. Generalmente si cacciava andando alla cerca e facendo affidamento semplicemente ai propri occhi, sia per quanto riguarda l'individuazione dell'animale, sia soprattutto per il tiro. Però tutto presupponeva il conoscere la distanza, e siccome non c'erano i telemetri di oggi né quelli ottici, che sono arrivati dopo, e che comunque nell'uso erano molto elaborati e non erano certo rapidi. Mi ricordo che i primi li costruì la Bushnell li costruirono la Bushnell e un'altra azienda americana che credo fosse Burris, ma erano molto, diciamo, lenti, cioè nel senso che per calcolare la distanza ci voleva un po' di tempo. Quindi come si faceva? Si imparava o dal maestro di caccia o dal papà o dal nonno, appunto a scuola di caccia, a stimare le distanze. Io mi ricordo che il mio primo maestro di caccia prendeva una tavoletta bianca da una yarda, perché ai tempi le armi che avevo io erano inglesi, perché vivevo in paesi africani di lingua inglese, quindi c'era la yarda.
quindi le mire metalliche erano in yard. E dunque prendeva questa tavoletta bianca da una yarda, poi aveva della fettuccia da cantiere da 50 e da 100 yard, e mi faceva allenare mettendo questa yarda a diverse distanze e mi insegnava appunto a stimare la distanza con la yarda. E molti altri maestri lo facevano in un altro modo, insegnavano le dimensioni degli animali, per esempio prendendo un impala, quindi l'animale diciamo medio, poi prendevano un animale un po' più grande, come una zebra per esempio, e appunto insegnavano a stimare le distanze sulle dimensioni standard dell'animale. Anche quello era un sistema, però Giometti mi fece sempre presente che con il gioco della luce, luci e ombre, era difficile poter stimare sulle dimensioni di un animale. Poi perché fra i maschi e le femmine c'erano sempre delle diversità, ci sono specie di zebre diverse, le antilopi non sono tutte uguali, quindi lui preferiva partire dalla radice, quindi dalla yarda come vero sistema. E quindi si stava giornate intere sino a quando non si riusciva a stimare le distanze con un'approssimazione del 10%, 15% massimo. E questo si raggiungeva poi quando si è giovani, quando si è ragazzi, queste cose risultano molto più facili. Oggi come oggi, avendo il telemetro, ci si può aiutare senza bisogno dell'aiuto di altre persone che ti tengono la yarda a diversi metri con la fettuccia. Quindi ci si può allenare con un telemetro. Perché è importante? Perché è importante sapere stimare una distanza? Perché non sempre si ha a disposizione il telemetro, a volte si è a caccia imbattuta in zone dove il tiro si fa molto aperto, quindi tiro lungo. A volte si usano solo mire metalliche, non si ha certo l'ottica col reticolo balistico. Si può andare anche a caccia all'estero dove magari un binocolo telemetro che pesa moltissimo è d'ingombro. E quindi è comunque sempre utile avere un sistema interno personale di stima della distanza, proprio per avere anche maggiori, per avere maggiori capacità sul campo di caccia. Io vi ho preparato, siccome c'è stato uno studio negli Stati Uniti a proposito della stima delle distanze, la capacità umana di stimare le distanze, è stato fatto uno studio tra i cacciatori. Vi voglio dare i numeri per farvi capire l'entità del problema. Allora, appunto, da questi recenti studi fatti negli Stati Uniti risulta che i cacciatori più abili nella valutazione delle distanze riescono a raggiungere precisioni variabili tra il 10 e il 18%. Ecco, questo è quello che vi dicevo io, che fino a quando il maestro di caccia non aveva l'idea che voi foste in grado esattamente di stimare tra il 10 e il 15% una distanza di tiro, non vi portava nemmeno a caccia. Questo per evitare di fare feriti, ovviamente. La media è però assai più bassa, circa il 30%. Ora, cosa significa in termini pratici avere una stima del 30%, cioè bassa? Che se un bersaglio viene posto a 50 metri, si ha una stima di più o meno 15 metri. Sono tantissimi. Se si pensa addirittura, per esempio, di sparare con un fucile a pallini o con fucile calibro 12 slug, 15 metri sono tanti, d'accordo? Questo solo a 50 metri, pensate, a 100 metri la stima è di più o meno 30 metri, che è un abisso con una palla o addirittura per chi caccia a pallini, d'accordo? Quindi ecco perché naturalmente era così importante sparare. E vi dico questo, all'epoca non è che si tirasse così vicino. Io vi parlo, ero ragazzo nel 74-75, ho iniziato ad andare a caccia, quindi non sto parlando degli anni 20, degli anni 30. Gli animali non si avvicinavano come una volta,
a 30, 40, 50, 70 metri. Il tiro minimo erano 100 metri, quindi era già un bel tiro con le mire metalliche, d'accordo? Ecco perché poi fiorirono calibri radenti e tesi in quegli anni, d'accordo? Proprio per cercare di facilitare il tiro con le mire metalliche, perché più era teso un calibro e più ovviamente le compensazioni erano minori rispetto a sparare con un calibro, diciamo, più lento, con magari con cartucce e proiettili più pesanti, che quindi hanno una caduta più accentuata. Ecco, queste sono naturalmente, ecco, queste stime del più o meno 30, del 30%, o nel caso di gente allenata che arriva anche al 10%, si intende ovviamente su bersagli messi in piano. Quando si comincia invece ad avere bersagli più alti o più bassi, allora, quindi come si dice oggi, con un angolo di sito piuttosto accentuato, ci sono tanti problemi. E lì, proprio su questo discorso dell'angolo di sito, vi devo dire una cosa. Un conto è affrontarlo con il cannocchiale, perché noi sappiamo che con il cannocchiale si tende a volare gli animali. Cosa vuol dire? Che noi sovrastimiamo la distanza e quindi tendiamo a farla alta, cioè a sparare alto, quindi a volte passargli sopra col proiettile quando si tira a oltre 300 metri. Diversamente, e questo naturalmente vale sia in alto che in basso, perché l'angolo di sito è indipendente dalla pendenza, quindi in alto o in basso. Questo per un discorso che poi magari affronteremo in un altro tutorial, ma che vi farò vedere delle diapositive per spiegarvi perché avviene questo. Avviene questo perché va visto sempre a distanza in piano con gli angoli trigonometrici, e quindi una distanza che il telemetro con un angolo di sito stima a 150 metri, per esempio, in realtà è come sparare a 100 metri, quindi ecco perché va alto il tiro. Va bene, per un discorso di trigonometria. Mentre invece con le mire metalliche avviene esattamente il contrario. Noi, quando si tirava con angoli di sito piuttosto pronunciati con le mire metalliche, avveniva stranamente il contrario. Si tendeva a sottostimare la distanza e quindi a farla più bassa. Questo perché la visione attraverso un cannocchiale è completamente diversa dalla visione che si ha con le mire metalliche, soprattutto i soggetti che tendevano a tenere entrambi gli occhi aperti avevano fa più facilità a, diciamo, a stimare esattamente la distanza di tiro, mentre invece chi chiudeva un occhio per tirare con le mire metalliche, come se fosse riproducendo un po' il sistema visivo come quando si è sul cannocchiale, si tendeva invece, ecco, a farle più basse invece, quindi a sbagliare completamente il tiro al contrario. Questa è una cosa molto importante. Ecco, vedete, potete immaginare le difficoltà che avevamo noi a caccia in quei periodi, non avendo cannocchiali e non avendo telemetri e spesso non avendo nemmeno i binocoli. Perché il binocolo ti aiuta a capire non tanto la specie, perché la specie di animale si distingueva bene con un minimo di allenamento, ma quanto spesso le dimensioni, il trofeo, e quindi non si riusciva a vedere magari bene cosa c'era dietro. E poi sparare con delle mire metalliche a quelle distanze, a 200 metri per esempio, era estremamente difficile, però ci si riusciva più che bene. Infatti, devo dirvi che a livelli proprio di animali feriti, non ho notato una grande differenza fra quanto si feriva all'epoca con le mire metalliche e senza telemetro, rispetto a oggi che si spara con dei sistemi che sulla carta ti permetterebbero di essere sempre precisissimo, chirurgico, no? Invece così non è. Evidentemente le nostre capacità erano sicuramente superiori all'epoca rispetto a oggi. Oggi siamo un po' viziati,
probabilmente oggi abbiamo un approccio alla caccia completamente diverso e sicuramente le emozioni, il comparto emotivo è molto più presente oggi rispetto all'epoca. Forse perché, questa è una mia ipotesi, ma diciamo, l'ho discussa anche con tanti miei colleghi, c'è il fatto che il cannocchiale ti porta a vedere l'animale che sembra molto più vicino, te lo porta quasi a toccata di mano e quindi l'emozione, il comparto emotivo ti gioca brutti scherzi. Cosa che invece vederlo da lontano e sparando a una certa distanza, che di solito si sparava sempre sui 100-120, già un tiro di 150 metri era già un tirone, però comunque lo vedevi molto più piccolo, ti concentravi di più, stavi più attento, stavi più sull'arma, stavi più sulle mire. E quindi, per ironia della sorte, io azzarderei a dire che ho ferito molti più animali qui col cannocchiale in tempi recenti che all'epoca con le mire metalliche. È anche vero che ero molto più giovane, avevo degli occhi più giovani, avevo una vista molto migliore, sia da vicino che da lontano. Però la capacità mia di concentrarmi è rimasta la stessa, eppure va detto questo. Quindi, naturalmente la stima delle distanze, che era diciamo la cosa diciamo fondamentale, varia e avevo notato che varia da soggetto a soggetto, quindi ci sono soggetti che riescono a stimare meglio degli altri, ad apprendere meglio degli altri, sia per capacità visive ma soprattutto per capacità di concentrazione. E poi c'è un altro grande problema: i trabocchetti ottici, perché nella stima delle distanze non c'è solo anche gli angoli, ma soprattutto i dossi e il gioco di ombra-luce, perché un conto è essere come cacciatore nella luce, avere l'animale all'ombra, perché si stima l'animale e la distanza in un certo modo, e lo vedremo tra poco, e un conto è essere invece in ombra e avere l'animale al sole. E quindi questi trabocchetti ottici, che all'epoca si affrontavano, perché non essendoci telemetri e tutto, si era notato che si tendeva o a sottostimare o a sovrastimare la distanza, venivano imparati a scuola. Il maestro ti spiegava e ti faceva vedere e ti portava la famosa yarda e capivi quanto questi trucchetti poi potevano dar luogo a dei piazzamenti irregolari del colpo. Va bene? Adesso vi faccio vedere alcune diapositive e poi affronteremo insieme il problema dei trabocchetti ottici. Eccomi di nuovo a voi. Avete visto da queste diapositive, vi ho fatto degli esempi con dei disegni e delle didascalie di trabocchetti ottici. Allora, supponiamo che voi rientriate
per una questione di allenamento personale in quella categoria di cacciatori che comunque è in grado di stimare la distanza con uno scarto di 10-15%, quindi siate abili. Però nonostante tutto esistono delle condizioni particolari, giochi di luce o falsi piani, in cui anche l'esperto, se non sa stimare bene anche in quei casi, rischia di fare il tiro o troppo basso o troppo alto. Andiamo a vedere i due casi, d'accordo? Partiamo dal caso di una sopravvalutazione della distanza e quindi la tendenza a sparare alto. Va bene, si ha questa tendenza nei seguenti casi. Quando si tira da una zona di luce verso una zona d'ombra, e questo è un caso tipico, per esempio, della caccia in battuta. Nei paesi dell'est, per esempio, o in Germania, quando si ha delle radure, cioè il palchetto, l'altana, e quindi tu sei a luce ma tiri nell'ombra. In questo caso tendi sempre a sparare alto perché sopravvaluti la distanza di tiro. Un altro caso, proprio che addirittura a volte si somma a questo, è quando si spara in un corridoio d'alberi, cioè. Spesso io ho avuto delle poste in Germania, soprattutto, ma anche in Svezia, in cui tu hai un corridoio d'alberi, una cessa larga una decina di metri dove gli animali ti passano e tu sei alla luce, ovviamente, loro sono in ombra e quindi oltre al fatto di sopravvalutare la distanza e quindi di tirare alto, per il motivo che vi ho spiegato prima, quindi zona di luce verso zona d'ombra, hai anche il corridoio d'alberi. A quello si aggiunge questo discorso. Poi, quando il bersaglio, quindi quando l'animale lungo una discesa si trova a valle del tiratore, cioè in basso, scende giù così, si tende a tirarla alta, d'accordo? Al contrario, invece, si è portati a sottovalutare la distanza e quindi a sparare basso. Nei casi che poi sono contrari a quello che abbiamo visto prima, quindi se siete all'ombra e sparate alla luce, questo mi è capitato diverse volte, quando stando in un bosco e uscendo ho trovato nel campo gli animali e lì è facile appunto sparare basso perché si sottovaluta la distanza, d'accordo? Poi c'è un altro caso che è quando si è in un'area aperta, si tira verso un animale che si staglia su un fondo uniforme, cioè una collina, un bosco, un campo. Anche in quel caso è facile sbagliarsi e quindi sottovalutare la distanza. Un altro caso è quando il bersaglio sporge parzialmente da un avvallamento del terreno. Questo è un caso molto tipico, specialmente nel veldo, nelle savane africane, quando le zampe dell'animale ti sono oscurate per un avvallamento del terreno, quindi vedi solo il corpo, e quindi in quel caso veramente sottovaluti la distanza e gliela fai bassa, infatti vedi la spruzzata sul terreno. Perché? Perché la maggiore altezza dell'animale è data dalle zampe. Voi pensate a un cervo, il cervo sembra tutto zampe. D'accordo? Se voi gli levate le zampe per un avvallamento del terreno, l'animale vi sembra a 50 metri e magari ce l'avete a 110. Questo è un fatto. In battuta al cinghiale è lo stesso. Quando corrono su un avvallamento si tende a sottovalutare la distanza, si sembra di averli più vicini, invece sono molto più lontani. Poi c'è un altro, che è il contrario di uno di quello che abbiamo visto, quando l'animale lungo una salita, va bene, si trova a monte del tiratore. Questo mi è capitato in zone dove si spara da un costone a un altro e l'animale è in salita, si tende appunto a sparargli basso, d'accordo? Quindi il tiro in pendenza ad un animale comporta sicuramente una serie di problemi sulla correzione del tiro, d'accordo? E naturalmente, come vi ho accennato prima, bisogna fare attenzione tra sparare a occhi aperti e a un occhio chiuso, perché la percezione delle distanze è completamente diversa, perché da un lato in un caso si ha una visione binoculare, nell'altro una visione monoculare. E sembra strano, ma anche in questo caso, se voi provate ad tenere tutti e due gli occhi aperti, d'accordo? E poi a chiuderne uno solo, vi sembra che questa distanza cambi un po'. Ad alcuni sembra più corta,
Va bene? Chiudendo l'occhio vi sembra che quello che vedete davanti vi sembra più vicino e ad alcune altre persone invece fa l'effetto contrario. Ecco, anche questo, vedete, il discorso della stima di distanza e la gestione dei trabocchetti ottici è un fatto estremamente soggettivo e vi dico una cosa, varia anche dallo stato della vegetazione, perché per esempio d'estate quando c'è tanta foglia si tende a sopravvalutare le distanze. Quando è inverno, che è tutto aperto, il discorso cambia. Lo stesso campo, lo stesso bosco, lo stesso animale nella stessa distanza sembra più vicino d'estate con tutta la vegetazione, quando sembra più lontano d'inverno. E invece la distanza è la stessa, lo avrete notato sicuramente diverse volte. E questo è un altro fattore, quindi il fattore di chiusura dell'ambiente circostante, anche quello è un fattore che ecco perché il telemetro è magico. Però pensate a questo, e ve lo ripeto, volendo fare una valutazione di quello che è il problema del tiro oggi, con tutto quello che abbiamo in mano rispetto a una volta, i risultati più o meno sono gli stessi. Considerate quanto fossimo. Quanto avremmo potuto essere maggiormente efficaci all'epoca se avessimo avuto cannocchiali e telemetri. Quindi questo ve lo dico perché molti di voi, commentando alcuni video che ho fatto sui cacciatori dell'Africa di tanto tempo fa, commentavano non considerando minimamente questi aspetti. Oggi si tende a considerare il passato con i metri di giudizio e le tecnologie di oggi. Vi posso dire che i cacciatori di una volta erano cacciatori con la C maiuscola. Oggi è molto facile sparare a un leopardo a 200 metri. Lo puoi fare con un cannocchiale. All'epoca non te lo saresti mai potuto immaginare. Eppure lo facevano e i risultati erano gli stessi. Quindi, quando valutiamo il passato, consideriamo come, con quali mezzi lo valutiamo e soprattutto con quali metodi di giudizio dovremmo valutare oggi noi altri in confronto ai cacciatori di un tempo. Questo è un punto che vi metto oggi, è una pulce che vi metto, è una mosca sul naso che vi metto. Per cercare tante volte di stimare la qualità delle persone nella maniera più oggettiva possibile. Grazie dell'attenzione, ci vediamo al prossimo tutorial.